Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Sono tornata con la seconda parte dei pasqualoni fake, tra virgolette, che ho comprato a 10 euro. Come promesso nello scorso video, vado ad aprire quello di Topolino e quello di Harry Potter. Sono curiosa di vedere cosa troviamo all'interno, se troviamo materiale inerente alle figure che ci sono sopra oppure cose totalmente differenti. Secondo voi, che materiale troveremo? Lasciate un bel pollice in su! Prima di cominciare questo video, se vi piacciono le aperture dei pasqualoni delle uova di Pasqua, ragazzi, ci saranno altre aperture di questi pasqualoni, quindi restate connessi, so che vi piacciono tantissimo, visto che vi stanno piacendo, quindi connessi, iscrivetevi ed attivate la campanella per non perdere ovviamente i miei video. Ma prima di iniziare ancora facciamo il gioco, come l'altra volta, indovinate, mi raccomando, non imbrogliate, da quale uovo io inizio? Vediamo un po', da quello rosso di Topolino o da quello bianco di Harry Potter? Scrivetelo giù nei commenti, mettete pausa, ma non imbrogliate, mi raccomando. Uovo di Topolino o uovo di Harry Potter? 3 secondi iniziano da adesso. 3, 2, 1. Io inizio da... L'uovo di Topolino! Iniziamo ad aprire questo, togliamo la carta, scarta la carta, questo è leggerissimo! Oddio, spero di non aver ricevuto una fregatura, ragazzi. Prima di iniziare questo video, però, vi voglio ricordare che venerdì ci sarà un altro mio rifornimento di slime di Pasqua, dove troverete le mie uova di Pasqua, altri slime e tante altre novità, sempre alle ore 18. Allora, io cosa faccio? Metto la mano all'interno senza... Non vorrei sbirciare, però, cioè, siccome l'uovo è gigante, è un po' difficile. Allora, ho già visto una cosa... Beh, difficile, dai. Allora, vediamo un po'. Oh, ok. Allora, cosa abbiamo trovato all'interno di questo uovo? Abbiamo trovato un cuscino. Però è carino ed è inerente comunque all'uovo. È un cuscino di Topolino. Mamma mia, raga, ma quanti anni avrà sto cuscino? Spero sia nuovo e non sia usato. Oddio. Guardate dietro. Ok, questo cuscino mi sa che è un po' usato. È inerente all'uovo che ho aperto, però è molto bruttino perché sembra molto usato e anche molto molto rotto. Che cos'è qua? Che cos'è? Oddio, ok, inerente alla Disney. Pencil and eraser set. Ok, una matita, una gomma meccanica, adesivi. Vediamo un po', è inerente a Topolino, quindi dai, ci sta. Che carino! No, questo mi piace! Oh, cavoletti di Bruxelles! Ok, mi piace, questo è carino. Il cuscino, no, è orripilante. Allora, secondo me queste sono tipo cose molto anni 90, non lo so, mi dà questa sensazione. E io sono appassionata di gadget anni 90. Allora, sono usciti questi adesivi, ragazzi miei, guardate qua, molto... telefono, come sempre il mio telefono decide di suonare quando non deve. Questi adesivi molto belli. Poi c'è questa matita, sono quelle matite che le avevate voi o le avete voi a scuola. Quelle matite che togli la punta e la metti sotto così. Oddio, esce un'altra punta sotto. Bellissime, io ne avevo una bizzeffe e quante volte perdevo le punte perché le perdevo in classe. Comunque è bellina perché c'è Topolino, Mickey Mouse su. Questa invece è una gomma da cancellare che vedete, si preme ed esce la gomma. Vediamo, qua esce fuori qualcosa. Non mi dire, è uno slime. Madonna, puzzonite, sì, della Jig. Ma non esiste più la Jig, ragazzi. Questi sono cose. Oddio, è un cimelio. Ma adoro. Forse chi avrà la mia età lo saprà, della Jig. Esiste ancora la Jig? No, e adesso è Giochi Preziosi. Dei puzzones. I puzzones, ragazzi, io avevo 9 anni! Ma stiamo scherzando! Praticamente, in questo secchio dell'immondizia, c'è una cosa che puzza, per l'appunto molliccia, che feta. Ogni puzzonite ha la sua fragranza schifosa. Si sente. Come facevamo noi a comprarci sta roba? Vabbè, vediamo. C'è ancora altra roba. Cos'è questo? Animali fantastici, dove trovarli? No? Che è sto coso? Animali. Animali. Animali.
Vabbè, cosa una cinesata. Vedo un'altra cinesata, ragazzi. Adoro questa cosa finta di plasticosa che metti il coso dentro e spara e ti appiccica in fronte. C'è anche un orologio. Wow, da spia, super spia, mamma mia. Allora, queste cose sicuramente le regalerò. Vediamo qua, io apro direttamente, ragazzi. Vediamo cosa esce dentro. Abbiamo le ultime due cose. No. Allora, oddio, ho trovato una cosa bellissima. Allora, questo molto anni 90, vi dico, tutto così anni 90, ragazzi. Allora, c'è una piccola cornice, piccolina, molto molto carina, vi devo dire, del Mickey Mouse Clubhouse. Questo è Topolino. No, com'era? Ecco Topolino, questa è casa sua. Questa era la canzone, no? Giusto? Comunque è questa. Questo è, vi devo dire, bellissimo. È un set per l'asilo di Topolino ed è bellissimo. No, è la tovaglietta che si mette all'asilo per mangiare. Devo dire che i regali mi sono piaciuti molto, a parte il cuscino che non mi piace. Come sempre, mano all'interno. Oddio, era pieno. Oh mamma mia, ho già visto una cosa bellissima. Ok, mano all'interno del pasqualone. Oddio, ma è difficilissimo, aspettate. Oddio, sono i soldi più ben spesi della mia vita. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Come cavolo ho fatto? Io sono Grifondoro, raga. Voi cosa siete, eh? Come cavolo ho fatto? Ma questa è originalissima. Ma poi è fatta stra iper mega bene. È super resistente. Ed è originale Warner Bros. Di Harry Potter. Allora, ho visto un'altra cosa che era questa. Aspettate. Ok. Raga, teniamo qua così. Allora, c'è quest'altra cosa che è la bottiglia Water Bottle di Harry Potter. Credo sia Grifondoro, ma io ho avuto una fortuna pazzesca perché io sono Grifondoro. Quindi, wow, bellissima! Mio Dio, ma è stupenda! Ok, sono le bottiglie quelle là riutilizzabili, dove si può mettere lo smoothie, tutte le cose dentro, anche quando si va a fare palestra. Si può portare così, qua si chiude. C'è questo per bere, ovviamente questa la disinfetterò tantissimo. Comunque è bellissima perché il logo è proprio incorporato nella bottiglia. Ma è bellissimo, raga. Cioè, io scioccata. Allora, c'è una tazza. Che tazza è? Aiuto, è caduto tutto qua. Allora, che tazza è? Una tazza? Oddio! Che figa! Che figa! Uscite una cosa che non è niente da ripotermi, io sono felicissima. Aspettate, ve lo faccio vedere. Non lo so cosa c'entri Stranger Things con Harry Potter, ma io sono felice così. La gioia più bella del mondo. Allora, questo è, penso, un portacarte di Stranger Things. Ma è la cosa più... un portamonete, che cos'è? Non lo so cosa sia, ma è la cosa più bella del mondo. È bellissimo, oddio. Poi è uscita un'altra cosa che in realtà io ho comprato in queste cose tipo tarocche. Ed è un giochino molto quelli là, tipo... tipo da un euro. Allora, ultime due cose le caccio fuori, ragazzi. Tra cui una è pesantissima. Credo siano dei magneti. Bellissimo. Stupendo. Ok, sono... perfetto, sono dei giochi tipo magneti. Tanti giochi. Così che si mettono in realtà... si lasciano qua dentro, vedete, solitario. E ci sono le pedine che cadono, perché comunque sono pesanti, ma si appiccicano perché comunque sono magnetiche. Ma che figata! Questo è bellissimo. Questo è super 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 bello, ma anche super utile. Si potrebbe portare, se si riesce magari ad andare a mare quest'estate, anche in spiaggia. E non poteva mancare un quaderno. Mi è uscito il quaderno di Serpe Verde, Slytherin. Allora, il quaderno di Serpe Verde, devo dire che a me piacciono tutte le casate, ok? Ma Serpe Verde con Draco, ragazzi, adoro, adoro. Anche se Draco era un po' antipatico quando era piccolo, però adoro, adoro troppo. Bellissimo, super, super, super. Ragazzi, vi posso dire che sono veramente entusiasta e super contenta di aver aperto con voi questi pasqualoni, tra virgolette, fake, con cose comprate a caso dentro e a sorpresa. Diciamo che alcune cose erano delle cinesate, altre inerenti al pasqualone. Ovviamente
Quante sorprese inerenti? 1, 2, 3 sorprese inerenti su 7 sorprese, solo 3 inerenti. Quindi vabbè, diciamo che ci sta, dai, ci sta. La media va bene, probabilmente. Ok, allora, grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso come sempre, vi voglio bene, un bacione ed un abbraccio a tutti voi e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bye!